Buonasera, eccoci alla ultima puntata del nostro spazio a Televomero, prima della pausa agostana. Poi anticipo già da adesso che ci rivedremo mercoledì 4 settembre, sempre alle ore 19. Oggi ho pensato di dedicare l'intera trasmissione a Scampia, cercando, come abbiamo fatto con Bagnoli, come abbiamo fatto con l'Acqua Pubblica e anche nelle altre puntate, di provare a ricostruire, ovviamente non nel dettaglio, sempre in maniera assolutamente sintetica, non particolarmente formale, non tecnica, ciò che in questi anni si è cercato di fare in una zona oggettivamente martoriata. Però consentitemi, prima di iniziare, di esprimere anche qui, come ho già fatto, tutta la mia vicinanza umana, la più profonda e sincera alle vittime di questa tragedia e anche oggi, a quelli che stanno soffrendo, ancora feriti, soprattutto bambini, e anche a chi, vive momenti disperati in attesa di un futuro più sicuro e soprattutto in attesa di una sistemazione e di un tetto in questi giorni così drammatici. Abbiamo seguito ovviamente i funerali, la manifestazione di ieri. Le vele rappresentano uno di quei luoghi simbolo della difficoltà della nostra città dal terremoto in poi, scelte che furono fatte negli anni Ottanta dopo il terremoto, non solo nell'area nord, ma anche nell'area orientale, nell'area occidentale, alloggi popolari. Si tentò negli anni di cominciare ad affrontare il superamento delle vele, ci furono anche degli interventi tampone. Ricordiamo un difficile abbattimento che fece l'allora sindaco di Napoli, Antonio Bassolino, ma quello che mi sento oggi di voler maggiormente ricostruire è quello che è di particolarmente importante si è cercato di fare. Vedrete anche alcune immagini, alcune fotografie che nel corso di quest'oretta sono qui alle mie spalle. Si è cercato di fare non con interventi tampone occasionali, ma con una strategia. Perché le vele sono state anche un po' il luogo in cui c'è stata una narrazione pure molto pesante, non voglio dire non veritiera, ma sicuramente ingiusta. Penso vele uguale Gomorra, vela è uguale tutti sporchi, brutti e cattivi, vele è uguale solamente malavita. E quindi quella zona è stato terreno il più delle volte di passerelle elettorali, ma mai di interventi organici. Io posso sicuramente rivendicare nella stagione dal 2011 al 2021 di aver molto invertito la rotta su quel territorio, cioè quello di cominciare una fase di grande coinvolgimento, di grande ascolto e di grande democrazia partecipativa con gli abitanti delle vele e in particolare con chi all'epoca ne aveva una rappresentanza indiscussa, penso al Comitato Vele, penso anche a degli uomini simboli, l'uomo col megafono Vittorio Passeggio e tanti altri. Questo ha portato a tantissimi incontri, solo io credo di aver fatto decine di incontri nelle vele, a Palazzo San Giacomo, in vari luoghi, e così immaginate i tanti assessori che si sono susseguiti, dirigenti, funzionari, amministratori di società partecipate. E insieme, quindi non con una decisione dall'alto, si scelse poi, lo vedremo, di arrivare a un progetto che è conosciuto in tutta Italia come Restart Scampia, cioè quello di arrivare alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana di tutto il territorio. Quindi non solo gli interventi sulla metropolitana di Scampia Piscinola, i lavori che si sono fatti soprattutto durante la nostra amministrazione dell'Università Scienze Infermieristiche e il progetto di abbattimento e superamento delle vele, tranne una, proprio la vela celeste, il progetto Restart Scampia. Si arriva dopo appunto interlocuzioni, dopo anche provvedimenti che sono stati adottati, in questi giorni si è ricordato di lavori che sono stati fatti dall'amministrazione comunale, interventi che sono stati fatti sulle vele, anche sulla vela celeste, anche un provvedimento importante che feci su segnalazione ovviamente degli uffici amministrativi, che è l'ordinanza di sgombero del 2015, perché poi
ci sono ovviamente decisioni che competono alla parte politica, decisioni alla parte amministrativa, però io devo dire che durante il mio mandato ho visto sempre un impegno significativo degli uffici in generale, ma in particolare sulle vele c'è stata sicuramente un'attenzione come quel territorio meritava. Attraverso poi questa attività di approfondimento si è giunti alla convinzione che non si poteva più intervenire solamente con assegnazioni temporanee, con provvedimenti di manutenzione urgente, ma quello di arrivare al superamento. E quindi fu approvato questo progetto Restart Scampia, talmente buono che si è aggiudicato un bando nazionale, il cosiddetto bando delle periferie, sottoscritto col governo Gentiloni. E noi fummo tra i primi, perché il progetto prevedeva appunto l'abbattimento di tutte le vele tranne la Vela Celeste, che doveva diventare sede degli uffici della città metropolitana, pensate un po', in modo da far diventare Scampia da periferia a luogo centrale istituzionale, anche per dare un segno di rilancio del territorio, non più periferia estrema abbandonata, ma centralità di tutta l'area metropolitana. Ovviamente attività di riqualificazione urbana, di interventi di infrastrutture, zone a verde, strutture commerciali e produttive, asili nido, servizi, insomma un'opera di vera e propria riqualificazione, dove riuscimmo a ottenere una parte dei soldi e altri poi con la misura del PNRR. Ma non si è fatto solo il progetto Restart Scampia, che fu addirittura presentato alla presenza anche degli abitanti delle vele alla Camera, voluti dalla Presidente Boldrini, che ci fece tantissimi complimenti, che abbiamo avuto i complimenti in tutta Italia, abbiamo avuto complimenti dal Governo, dal Parlamento. Questo lo dico perché è stato un progetto di democrazia partecipativa di rilevanza nazionale. Ma poi si è andata avanti con tutta una serie di adempimenti amministrativi, non solo di natura manutentiva ogni volta in cui c'era necessario per ragioni di sicurezza, ma anche le gare per l'assegnazione degli appalti, per la realizzazione degli alloggi temporanei, per gli alloggi definitivi. Voglio ricordare, per quel che ricordo io, perché ovviamente la mia era una competenza limitata al ruolo del sindaco, però ricordo la difficoltà delle gare pubbliche, ricordo i ricorsi al TAR, però ricordiamo anche che nonostante stavamo già entrando nel pieno della pandemia, è stata abbattuta, e credo che ci sia anche qualche immagine e qualche foto, una vela. E soprattutto nel percorso di democrazia partecipativa noi abbiamo sempre tenuto, insieme alla Polizia Municipale, agli uffici amministrativi, la Prefettura e tutti i controlli necessari, e soprattutto il Comitato Vele, di fare un percorso che tenesse insieme coesione sociale, rispetto del territorio, legalità, senza lasciare nessuno indietro, perché là è un territorio dove sono anche persone che hanno occupato per ragioni di necessità, oppure ci possono stare persone anche che avevano delle difficoltà a poter avere magari un alloggio definitivo, ovviamente però tenendo fuori, questa era la linea, qualsiasi infiltrazione del sistema criminale e anche per tutto ciò che atteneva a delitti di natura camorristica, ovviamente c'era massimo rigore da parte della nostra amministrazione. E noi infatti la garanzia che volevamo dare è che questi interventi di superamento delle vele non avrebbero mai lasciato nessuno indietro in mezzo a una strada, e basta vedere tutto il lavoro enorme che è stato fatto dal 2015 al 2020, soprattutto in questi anni, sotto il profilo anche dell'assegnazione degli alloggi. Penso anche agli alloggi definitivi, le case di via Gobetti, delle case che ridanno dignità umana, danno rispetto a quelle persone, a quel territorio dove appunto si è fatta una procedura di assegnazione con tutti i crismi. Ricordo più volte sono stati fatti dei censimenti anche attraverso la Polizia Municipale per evitare che i numeri si potessero ingrossare, quindi qua basta leggere le carte. Negli appalti si sono previste le cosiddette white list, quindi procedure di gara secondo i crismi più avanzati di legalità, anche con le clausole sociali, come si prevedeva a Scampia anche a Bagnoli, cioè quello di garantire che una manovalanza sulle gare pubbliche potesse essere affidata anche a chi da tanti anni non ha lavoro in quei territori. E ricordo anche, questo poi mi ha colpito perché ho visto poi dalle notizie di giornali, come i lavori sulla Vela Celeste venivano fatti ultimamente con gli abitanti dentro la vela, perché nel dicembre del 2020, se non ricordo male,
fu da parte degli uffici amministrativi del Comune di Napoli aggiudicata la gara del progetto esecutivo per la realizzazione delle cosiddette casette temporanee in cui allocare provvisoriamente gli abitanti della Vela Celeste per poter fare interventi di manutenzione ulteriori per poi farli rientrare in attesa degli alloggi definitivi. Una volta avuti gli alloggi definitivi poi si procedeva ai lavori di cambiamento di destinazione uso, diciamola in questo modo, della Vela Celeste. Io non so poi che cosa sia accaduto durante l'amministrazione Manfredi, come mai queste casette temporanee non sono state realizzate, come mai quindi non sono stati spostati gli abitanti della Vela Celeste in queste casette temporanee, come mai poi sono stati fatti questi lavori così rilevanti, da come sembra, con le persone all'interno. E da quello che leggo sui giornali anche i numeri sono aumentati, mentre invece il nostro lavoro che facevamo con tanta attenzione e cura del territorio doveva fare in modo che non ci fosse una lievitazione dei numeri, altrimenti si interrompeva tutto il circuito vizioso, tutto il circuito virtuoso, assegnazione degli alloggi, gare, abbattimento, cioè quello che era l'impegno che ci eravamo presi non solo con la città, con tutte le istituzioni, ma con il governo centrale, appunto con il finanziamento Restart Scampia. Quindi credo che, insomma, almeno a memoria, da quello che ho visto dalle carte, mai si è svolta un'attività così concreta, così articolata, così coinvolgente, così visionaria, ma anche così immediata, con risultati che sono resi visibili, in particolare dagli anni che sono andati dal 2013 più o meno al 2020. Aggiungo anche una cosa che mi è sovvenuta in mente in questi giorni, una cosa che apparentemente non c'entra niente. Quando furono portate le Universiadi nella nostra città, bisognava fare il villaggio per gli atleti, dove metterli, e ci fu una forte divergenza all'epoca tra noi amministrazione comunale e altri enti che erano coinvolti nelle Universiadi, perché noi volevamo acquisire delle casette temporanee da allocare provvisoriamente alla mostra d'oltremare, dove avremmo fatto il villaggio delle Universiadi, il villaggio degli atleti. E perché avevamo pensato a questo? Avevamo pensato a questo perché, siccome Napoli è una città piena purtroppo di fragilità e anche di potenziali emergenze, dal bradisismo al terremoto alla fragilità anche degli alloggi popolari, quello di poter avere delle case che all'occorrenza, in qualsiasi emergenza, potevano essere utili. Poi prevalse la scelta invece di fare il villaggio delle Universiadi nelle navi da crociera, una scelta, per carità, che io non ho assolutamente condiviso, e forse la nostra scelta sarebbe stata particolarmente lungimirante. Quindi, come dire, credo che la pagina di impegno che ho voluto ricordare non è per fare l'elogio dell'amministrazione dei Magistris, dei miei collaboratori, ma soprattutto per fare l'elogio del territorio. Cioè, se siamo arrivati a tutti quegli obiettivi è perché c'è stato per la prima volta un lavoro in sintonia tra territorio, amministrazioni locali, soprattutto Comune di Napoli, Consiglio Comunale. Quindi non mi piace quando leggo, come dire, che per Scampia non si è mai fatto nulla, perché significherebbe, come dire, fare del torto proprio all'impegno, al coraggio, alla passione degli abitanti delle Vele, e anche, devo dire, al grandissimo impegno che abbiamo messo in campo anche noi. Lo vorrei ricordare non in una stagione politica come quella del sindaco Manfredi, in cui arrivano fiumi di denaro pubblico, il patto per Napoli, il PNRR e quant'altro, ma nel periodo di maggiore austerità in Italia per tutti i comuni, e in particolare per il comune di Napoli, che, ricordiamolo, era anche un comune in predissesto, dove alla fine, veramente, quando ci siamo insediati, io non ho trovato un euro in cassa, anzi, per la verità, si erano pigliate pure la cassa, perché non ci stava proprio niente. Questo lo dico perché poi una cosa è parlare, una cosa è scrivere gli editoriali sui giornali, una cosa è pontificare, una cosa è, come dire, fare lacrime di coccodrillo, altra cosa invece è metterci la faccia, impegnarsi anche nei momenti difficili. Io non so che cosa invece sia stato fatto durante l'amministrazione Manfredi, trovo molto
discutibile che il sindaco si eserciti in uno scaricabarile, in un assumersi responsabilità politiche, nel non dire che cosa in questi 3 anni sia stato fatto, ma soprattutto come mai non sia stata proseguita l'attività che noi gli avevamo lasciato pronta, cioè che si doveva solamente proseguire, addirittura con gare aggiudicate. Quindi io non so se si è aperta pure su Scampia la stagione del freno a mano, come abbiamo visto in altre parti della nostra città, la stagione solamente delle consulenze, degli affidamenti diretti, insomma questo denaro che forse si poteva spendere in questi 3 anni in maniera migliore e in maniera più celere. Comunque poi ci sono le carte che cantano, come si dice, e ognuno si è assunto la responsabilità nel momento in cui ha governato. E noi da questo punto di vista, almeno per quanto mi riguarda, perché poi non è che uno può ricordare tutto e può fare adesso una ricostruzione nel dettaglio, ma sicuramente posso dire che Le Vele probabilmente è uno dei luoghi della città in cui c'è stato durante gli 11 anni del nostro mandato il maggior impegno, che a qualche volta mi è stato anche rinfacciato da altri territori dicendo vogliamo che anche qui si possa fare ciò che si è fatto con Le Vele, che poi anche siamo riusciti in parte a fare in altri territori, penso al progetto per esempio di San Giovanni con Taverna del Ferro per gli alloggi popolari o a Ponticelli o in altre parti della città. Ripeto, senza soldi, tra mille difficoltà, ma soprattutto la cosa di più andiamo orgogliosi con quel coinvolgimento con le persone. Un'ultima cosa, prima di aprire alle telefonate, ci tengo a dire che a me Scampia sul piano umano mi ha insegnato tantissimo. Cioè in quei luoghi ho incontrato tanta umanità, tanta dignità, in un così profondo degrado che ti poteva anche far perdere ogni aspetto di fiducia nelle istituzioni, ed è per questo che non abbiamo voluto lavorare con gli interventi a tampone, ma mettere a terra un grande progetto, finalmente, di rigenerazione urbana. Non con le idee, ma con gli atti amministrativi, con i finanziamenti, con le gare pubbliche e con i lavori. Scampia non è Gomorra. In quei luoghi ho incontrato il maggior numero di associazioni, in quei luoghi partimmo con la raccolta porta a porta dell'umido, insomma non mi sfugge, in quei luoghi ci sta anche la delinquenza, ci sta ovviamente anche ciò che non va, questo vale per Scampia come qualsiasi altra parte della nostra città, potremmo dire qualsiasi altra parte d'Italia, quindi mi dispiace che c'è qualcuno che ancora una volta ha messo la manovella come per dire tanto là non cambia mai nulla, tanto là se ne sono tutti quanti fregati. No, ci sta chi ha fatto, chi ha provato a fare, chi si è assunto responsabilità, chi ha remato contro, chi non ha fatto nulla, chi ha approfittato della povera gente, chi si è infiltrato, chi magari ha approfittato in questi ultimi anni di far aumentare i numeri delle persone in modo da rendere ancora più difficile qualcosa, qualsiasi azione. Insomma, c'è tanto da capire, tanto da comprendere e tanto anche da investigare. Per ora mi fermo qui, poi ci torneremo anche a settembre su Scampia, tra poco vi annuncio avremo un ospite importante, un ospite che ha avuto ed ha responsabilità anche di natura istituzionale, quindi se ci sono telefonate chiamate adesso che è il momento di apertura ai telefoni, se invece non ci sono ancora telefonate io a questo punto anticiperei l'ingresso dell'ospite, così incominciamo a interloquire, poi se arriva qualche telefonata interrompiamo e poi magari anche io aggiungo qualche altra cosa. Do il benvenuto nel nostro spazio di Televomero al presidente della sesta municipalità del Comune di Napoli, ciao Sandro, ciao, buonasera a tutti. Alessandro Fucito. Preciso subito che non vogliamo dare una connotazione di parte politica in questa trasmissione così delicata e Sandro probabilmente nell'aver scelto Sandro è la persona da questo punto di vista, non voglio dire equidistante, però quella che pur essendo un politico di dare maggiori garanzie, perché è stato assessore nella mia giunta del primo mandato, particolare soprattutto assessore al patrimonio, poi è stato presidente del Consiglio Comunale nel nostro secondo mandato, quindi sempre con la nostra maggioranza, e poi è stato invece candidato nell'avventura del sindaco Manfredi a presidente della sesta municipalità. Quindi con Alessandro possiamo anche ricostruire una fase particolarmente importante, cioè quella un po' iniziale, in cui si cominciò prima di entrare a Restart Scampia
si cominciò ad affrontare il tema appunto delle vele, e come me anche lui potrà portare un ricordo non solo dell'impegno ma anche dell'interlocuzione con gli abitanti delle vele, le difficoltà in un momento storico economico davvero difficile, ma anche, come dire, l'operosità che non solo la parte politica ma anche la parte amministrativa ha messo in atto in quegli anni. Quindi benvenuto Sandro. Grazie, grazie per l'invito. Immagino come me anche tu sia turbato, sconvolto da questa tragedia, perché so quanto sei vicino alle persone soprattutto più fragili e più indifese certe volte della nostra società. Ah, certo, abbiamo impegnato la vita perché mai nessuno pagasse le spese e il prezzo della povertà e del disagio, e nelle situazioni più aspre e più difficili eventi del genere non sono mai avvenuti, quindi pensare che possono avvenire credo che dia un dolore profondo a tutti coloro che a diverso titolo si interessino della cosa pubblica. Viene da sé che l'aggravante per chi muore in questi casi lo fa perché è povero, perché è privo di opportunità, perché ci si ricorda di costoro soltanto quando avviene una tragedia. E invece, ecco, credo che sia positivo se oggi diamo riprova civile del perché e come e quando ci siamo ricordati, nonostante fortunatamente non morisse nessuno. Parliamo dei comitati. I comitati erano non graditi nel palazzo, erano invisi sostanzialmente. La politica non gradiva dover scambiare priorità, scelte, definizioni con chi che sia. E in quel momento storico, certo, sicuramente in un momento nel quale tu promuovesti le consulte, la partecipazione civica, eccetera, noi facemmo addirittura una delibera, no? Per riconoscere il ruolo dei comitati. Esatto. E riconoscemmo ai comitati la possibilità di interlocuzioni, di verifiche, di un ruolo anche attivo nelle dinamiche. Chissà se questo in quell'epoca fece sì che i numeri si sgonfiassero e non si gonfiassero. Questo ci voglio un secondo tornare. Aspetta che c'è solo una telefonata. Prego, se c'è in linea, così poi riprendiamo su Scampino. Pronto? Sì, pronto. Prego. Pronto, buonasera sindaco. Sono Renato, ma chiamo da Napoli. Prego. Mi sente? Sì, sì, la sento bene, prego. Senta, le volevo chiedere praticamente una cosa molto, cioè, vista chiaramente a questo punto la situazione che si è venuta a determinare e che si è evidenziata in questi giorni, quale soluzione praticamente lei prevede per il futuro della edilizia residenziale pubblica, della quale è comunque venuta fuori una forte necessità? Grazie, rispondo subito e poi gli do la parola a Sandro Fucito. È chiaro che questo è uno dei settori in cui maggiormente ci vuole un impegno corale di tutte le istituzioni, in particolare del governo nazionale. Cioè qua o si mettono risorse forti, ma non solo per la manutenzione, anche per un'edilizia sostenibile, sociale, pubblica, oppure alla fine non si riesce a svoltare. Il PNRR poteva essere un'occasione per dare un segnale più forte all'edilizia popolare. In questa città, pur nel momento di maggiore crisi e austerità, da Bagnoli a Scampia, passando per l'area occidentale e l'area orientale, dei segnali li abbiamo dati e anche delle risorse le abbiamo individuate e anche delle delibere, come probabilmente Sandro adesso dirà, abbiamo fatto. Però ritorniamo, perché Scampia oggi merita un approfondimento importante, lo dobbiamo a quel territorio, lo dobbiamo alla nostra città. Stavi dicendo una cosa che mi sta molto a cuore, i numeri. I sì, numeri. Discipliniamo il rapporto con i comitati e questo è stato probabilmente utile, perché essi davano pressione per i tempi e forse scuotevano volontariamente o indirettamente la macchina a fare prima e meglio, perché comunque si aveva la consapevolezza che le vele dovevano essere abbattute per, al di là di quello che poi dopo è stato, come dire, pensato, per avere condizioni minimamente umane, ma soprattutto per poter velocizzare e immaginare un futuro. Quindi non aumentavano i numeri. Numeri che nel 2015 vengono fotografati quando? Quando noi stiamo per
realizzare e completare le case, ma le case, il cantiere era fermo da anni, non era proprio semplicissimo in un momento di predissesto individuare le risorse, le liti da risolvere. Ci sono stati cantieri nella città di Napoli che non si sono conclusi mai, fine cantiere mai. Invece la situazione d'inizio ci vede protagonisti di cosa? Della necessità di andare avanti dritti, di completare nel breve tempo. Quindi nel 2013-14 sembrava impossibile che si potessero completare le case nel 2016. Cosa è avvenuta? Nel frattempo i numeri erano, quando ci viene scritto, 157 nuclei familiari, ad esempio nella Villa Celeste. Ma dei 157, 38 avranno l'abitazione nelle case nuove. E gli altri che fine fanno? Questa è una grande domanda. Perché quando nel 2016, studiate le norme, capito che la legge regionale lasciava uno spazio, si fa un provvedimento, io propongo un provvedimento nel quale si conia un principio storico, cioè senza PNRR, coloro che occupano le case pur senza titolo, ma che hanno una condizione di disagio, di difficoltà, che vivono in una condizione di particolare anche pericolosità, accedono alla casa nuova. Apriti cielo. Quindi io approfitto di questa occasione. Tutti coloro che oggi parlano della casa, della soluzione abitativa, del perché non ci avete pensato prima, per caso partecipavano al coro di insulti che io ho ricevuto nel 2016 quando abbiamo pensato di dare a questa porzione di popolazione delle case nuove? Chi ispirò un giudice qualificatissimo, Graziella Arlomede, che saluto, a 3 ore di colloquio gentile con me, perché lei è una persona gentile, ma che comunque partiva da un dubbio che stessimo dando le case alla camorra? Quei grandi professori universitari con quegli editoriali che urlavano alla vergogna sono gli stessi, credo di sì, incredibilmente, perché poi questa è una città, come dire, assolutamente camaleontica, che oggi stanno dicendo che c'è stata disattenzione o che altre soluzioni ci potevano essere. Questo è avvenuto, quindi questa è storia. Dopodiché, quindi, cosa succede? I numeri si sgonfiano, si arriva a 110 nuclei familiari, in un quadro di cose in cui ognuno faceva una denuncia, ognuno pensava che stessimo discutendo del Grand Hotel, invece purtroppo discutevamo di quelle vele che già nel 97 si dice di voler abbattere o comunque di voler rendere impraticabili le occupazioni intervenendo, e quando se ne usciva il legittimo assegnatario, cercando di rendere addirittura impraticabili le occupazioni. Quindi chi aveva occupato, aveva anche surrettiziamente fatto forse delle opere, certo che erano insicuri, erano insicure le vele, oggi è insicuro il Rione dei Gasperi, oggi è insicuro via Corso Giovanni Antonio Campano, oggi sono insicuri quei palazzi di pianura che sono stati acquisiti a proprietà pubblica dopo il terremoto. Ma io, su ciascuno di questi però c'è stata una fatica, una traccia, un principio di regolarità, delle cause e tutto il resto. Oggi questa polemica la promuovono persone che conoscono il contesto e che sanno, che soprattutto hanno mosso un giudizio a parità di sentimento rispetto a quello che è avvenuto. Questa è una grande domanda. Ma poi non è un caso che in quegli anni, tra provvedimenti amministrativi, ordinanze, lavori, delibere, assegnazioni alloggi, numeri che sono abbassati, coinvolgimento della prefettura, la polizia municipale, indagini della magistratura che tu hai ricordato, che hanno verificato e tante altre cose, comunque in quegli anni la situazione non solo si è governata, non ci sono stati fenomeni di conflittualità sociale, non ci sono state tragedie come quelle che adesso stiamo vedendo. Quindi io mi chiedo, ma non perché voglio attribuire una responsabilità, sia ben chiaro, penale, perché stiamo facendo una discussione di natura politica, mi chiedo se, come mai queste discussioni, appunto, che adesso sono tuzionistiche, e che cosa poi si è fatto successivamente. Ecco, questo sarei curioso di capire, perché leggo anche dei numeri, tu hai parlato di abbassamento dei numeri, oggi leggo dei numeri oggi che si sono alzati. Prendiamo di 270 famiglie nella Vela Celeste. E sono molti più. Un attimo solo, poi riprendiamo, c'è una telefonata. Prego, buonasera. Pronto? Sì, prego.
Buonasera, volevo rivolgere due domande al sindaco. Ditemi, sono io. Lei nel 2015 ha fatto un'ordinanza di sgombero dell'edificio. Sì. Ha controllato sino al 2020, quando poi è uscito dall'amministrazione, se si fosse rispettato o meno la sua ordinanza. Un'altra domanda che rivolgo a lei, ma che dovrebbe essere rivolta a Manfredi, che non ha minori responsabilità. Come mai nel fascicolo, e quindi nel fascicolo della Vela Celeste, non c'è la sua ordinanza e ha consentito di fare dei interventi in fondazione in quest'ultimo periodo senza tenere conto della sua ordinanza e soprattutto senza tenere conto che l'ordinanza non era stata rispettata? Grazie. Prego. Allora, guardi, come penso abbiamo anche spiegato sinora, poi questi sono aspetti, come dire, che io evito di entrare nel tecnico su vicende di natura amministrativa e procedimentale. Non capita tutti i giorni che vengono sottoposte al vertice politico di un'amministrazione da parte degli uffici tecnici la firma di un'ordinanza. Nel momento in cui l'ordinanza viene firmata dal sindaco, l'ordinanza poi, così come non viene preparata dal sindaco, cioè non è un'ordinanza che scrivo io, è un'ordinanza che scrivono gli uffici amministrativi, e così come dopo che è stata scritta è passata agli uffici amministrativi. Da quello che io posso immaginare, perché conosco gli uffici amministrativi, non corrisponde al vero che l'ordinanza sia stata messa nel cassetto, anzi io sono certo che dagli atti emerge che anche grazie a quell'ordinanza sia stata messa in moto tutta una serie di azioni che hanno portato a dei lavori, come dire, importanti e di messa in sicurezza. Così come quell'ordinanza e l'altra relazione tecnica che sta alla base di Restart Scampia ci ha consentito di avere i soldi che hanno portato non solo all'abbattimento ma anche alla realizzazione della gara per gli alloggi temporanei, che se fossero stati realizzati, quindi non si fosse messo il freno a mano, oggi noi avremmo sicuramente le persone che erano state trasferite nelle alloggi temporanee, si sarebbero fatti i lavori nella Vela Celeste e la storia sarebbe stata sicuramente diversa. Quindi io credo che, per quanto riguarda il periodo, parliamo di 11 anni fa, quell'ordinanza, oltre che doverosa, è stata giusta e secondo me ha sbloccato molto la situazione e quindi ha consentito agli uffici amministrativi di fare quello che nell'ordinanza si ordina. E poi ovviamente tenete presente che poi c'è sempre quello che accade poi nel luogo in cui viene notificata l'ordinanza e che, come stavamo dicendo con il presidente Fucito, all'epoca assessore, le difficoltà di gestire anche da un punto di vista sociale provvedimenti di questo tipo, assegnazioni di graduatorie, lavori, alloggi, però mi pare che fin quando ci siamo stati noi i numeri sono stati sotto controllo, tragedie non ci sono state, provvedimenti amministrativi sono stati adottati, alloggi sono stati realizzati, altri si stavano realizzando, l'abbattimento c'è stato e si sono spesi sicuramente centinaia di migliaia di euro per fare tutti gli interventi necessari. No, ma sarebbe interessante calarci con gli occhi e con la mente in quegli anni. Cioè, noi abbiamo un paese che nel 2014 dice: se non hai il titolo abitativo non hai diritto alla residenza, quindi non hai diritto a iscrivere il bambino a scuola e avere il medico di base. Hai un comune in predissesto che, se assegnasse una casa a beneficio di un occupante senza titolo delle Vele, il dirigente sarebbe probabilmente arrestato il giorno dopo, atteso che c'ha le graduatorie, quindi non lo può fare. Hai un comune con delle risorse molto misurate che deve fare la manutenzione al patrimonio pubblico dei suoi 30.000 alloggi e che può destinare le risorse a quegli immobili che dovrebbero essere abbattuti? Probabilmente no. Però di questo ovviamente in corso d'opera non se ne interessa nessuno. E quindi in quegli anni noi cosa cerchiamo di fare? Di chiedere una mano al governo. Vorrei approfittare per ringraziare, nessuno l'ha mai detto, di un consigliere, ex consigliere comunale, che poi fece il portavoce di Renzi, che è Francesco Nicodemo. Francesco Nicodemo diede una mano, perché noi facemmo un incontro, io e Carmine Piscopo, l'assessore all'urbanistica, in un'epoca anche di difficoltà dei rapporti comune
governo nazionale, Renzi, eccetera, eccetera, però noi andammo là, andammo a chiedere aiuto. E quell'aiuto, con un qualificato incontro con Spadoni, determinò il bando per le aree metropolitane e per le sue periferie. Di qui il restart Scabbia dell'anno dopo. Prima cosa. Due, noi avevamo bisogno di case e approfittammo della norma regionale per trovare uno spazio. Tre, dovevamo limitare i numeri. Quattro, non potevamo cantarcela e suonarcela tra noi. Disciplinammo il rapporto con i comitati. Cinque, gli interventi si facevano tutti quelli che si potevano fare, ma si facevano indipendentemente dal codice dell'edilizia, che probabilmente avrebbe detto: scusate, ma voi di che cosa state parlando, visto che ci abbiamo messo la dinamite sulle altre? Stiamo dicendo che interveniva la Napoli Servizi, intervenivano le imprese che stavano costruendo, si faceva tutto il possibile, tant'è che un magistrato fa la diffida e dopodiché la ritira perché c'era stato l'adempimento delle opere agli inizi del 2016. E tra l'altro ricordiamo anche che la gente di là non è che se ne va. Quindi che abbiamo, voglio dire, una situazione del patrimonio pubblico in cui l'ottimo Alfredo Romeo, l'ottimo è semplicemente per dare, come dire, scioltezza al discorso, stimava nell'anno 2009 280 milioni di euro necessari per ristrutturare tutte le case popolari. A fronte di questi 280 milioni di euro, che non si sono mai visti e non si sono neanche visti con il PNRR, immaginiamo quale fosse la possibilità di affrontare i 33 immobili oggetto di abbattimento e ricostruzione che magari nel frattempo non erano stati abbattuti ma occupati da migliaia di persone, quelle che oggi vivono in queste situazioni, per le quali noi ci siamo girati dall'altra parte. No, abbiamo fatto la delibera dell'albergo sociale per dire, che poi non era un albergo, la delibera per dire: mondo, migliaia di persone vivono in questa situazione a Napoli. Il mare non bagna Napoli, da Anna Maria Ortese in poi non si era mai interessato nessuno, quindi c'erano 5.000 persone sui tetti di Piazza Carlo III, nelle scuole, a vivere nelle situazioni più incredibili. Queste persone hanno diritto di cittadinanza, esistono, cerchiamo di conferire loro la massima attenzione possibile, poi man mano cercheremo di stipulare anche dei patti di collaborazione. E poi, per farti riprendere fiato, vorrei ritornare su un tema che mi sta a cuore, cioè invito tutti, proprio perché quello era un luogo di così grande degrado oggettivo, cioè non è che lo scopre nessuno, basta vedere i documentari che sono stati fatti appunto dagli inizi degli anni 90 negli anni successivi, per vedere che qualità di alloggi popolari noi abbiamo realizzato a Scampia, vicino alle Vele, a via Gobetti, quando andammo a dare gli alloggi. Parliamo di alloggi in cui è garantita finalmente la dignità, così come pensammo dell'importanza, ci voglio ritornare, lo voglio sottolineare, degli alloggi temporanei. Gli alloggi temporanei avrebbero consentito di esercitare con maggiore rapidità ed efficacia anche lavori di maggiore impatto. Casa della socialità, nella quale hanno trovato ospitalità chi? Anche le persone dell'ex motel Agip. Perché andrebbe ricordato che in questa città nel 1999 qualcuno ha acquistato un albergo a Secondigliano per affrontare l'emergenza abitativa, come dire, violando tutti i principi della logica umana, no? C'è un'emergenza abitativa, io compro un albergo a Secondigliano, Motel Agip, che è diventata la fabbrica degli orrori. Anche quella nuova destinazione consentì dignità a 22 nuclei familiari. Negli anni purtroppo anche lì si sono susseguite delle occupazioni e ci sarebbe un'altra pagina da affrontare per fare giusto, come dire, degli esempi e tutto il resto. Ma chi edifica le case? Federica Brancaccio, un'amica, la presidente nazionale dei costruttori, la quale non ci poteva credere che gli incontri, le richieste erano fare presto, fare bene, fare presto. Il caffè lo pagavamo noi ed è rimasta una ottima amicizia. Detta dalla figlia di uno dei principali, come dire, denunziatari di Tangentopoli, il padre che fece arrestare una classe politica intera a fine degli anni Ottanta, è stato sempre un bel complimento, e quindi questo ci dice che abbiamo operato sempre nell'interesse pubblico generale. No, c'è anche il tema, appunto, come il signore prima ha chiamato, ha detto: ma come si può
affrontare una volta per tutto il tema dell'edilizia popolare. Ricordiamolo che una situazione così drammatica del dopo terremoto, dove noi abbiamo vissuto non solo il cataclisma del terremoto con tutte le sue conseguenze, abbiamo pagato la speculazione camorristica, la speculazione edilizia, l'affarismo politico, fino anche il debito. Lo vogliamo ricordare che il debito del Comune di Napoli ha la principale fonte nella ricostruzione del dopo terremoto, e io da sindaco di Napoli, quando andavamo a stilare i bilanci ogni anno, pagavamo ancora gli interessi ai consorsi del dopo terremoto? Perché poi la storia di Napoli la devi sempre ricordare, perché è da lì che devi partire, non la voglio fare troppo lontano. Fu sequestrato dalle Brigate Rosse un assessore regionale democristiano, Ciro Cirillo, che si doveva occupare della ricostruzione dopo terremoto, dell'edilizia popolare, e fu liberato attraverso una trattativa tra il Partito Stato, la Democrazia Cristiana, le BR, i servizi segreti piduisti e la Camorra e Raffaele Cutolo. Quindi per noi operare con il crisma della legalità, ma senza stare troppo anche a giudicare come fanno gli editorialisti da salotto, quindi intervenire in quel conflitto sociale, intervenire in quel degrado, in quella umanità, in quei luoghi dove la linea di confine tra disagio, disadattamento, devianza e crimine è un battito d'ali di farfalla, è stato davvero difficile. Io vorrei che si comprendesse l'importanza di arrivare. Il progetto Restart Scampia, poi ti ridò la parola, il progetto Restart Scampia, che è stato aggiudicato tra i primi nel bando delle periferie, porta 3 firme. Questo la dice lunga su come si è operato con serietà, concretezza e visione. La firma del sindaco di Napoli, la mia. La firma del Dipartimento Architettura dell'Università di Federico II, che è il dipartimento che ha fatto il progetto, e il Comitato Vele. Tanto è vero che quando noi andammo alla Camera, perché furono chiamati le amministrazioni d'Italia che si erano aggiudicati il bando delle periferie, lo ricordo ancora perché è un aneddoto che dà la cifra dell'anomalia, della novità e della potenza del lavoro fatto a Napoli. Noi arrivammo sotto al Comune di Napoli, stavo io, stava l'assessore Piscopo, c'erano un professore dell'università e c'erano 3 rappresentanti, o 2 o 3 rappresentanti del Comitato Vela. Il funzionario addetto alla sicurezza di Montecitorio disse: allora si possono accomodare sopra il sindaco, l'assessore, il professore, gli abitanti del quartiere rimangono sotto. E io dissi: no, guardi, questo, se oggi noi stiamo qua, è perché questo è frutto di un lavoro collettivo, cioè come siamo arrivati in questa delegazione, o saliamo sopra, oppure come ci siamo presi il treno per arrivare a Roma, così ci pigliamo treno per tornare a Napoli e torniamo indietro. Il funzionario disse: guardi, però faccia una chiamata alla Presidente Boldrini, dica che magari noi le vorremmo parlare, illustrarle questa situazione e vedere se lei ci fa salire. La Presidente Boldrini, con molta sensibilità e con molta attenzione, scese, venne a parlare con noi, ci ascoltò, ascoltò la delegazione, ascoltò il Comitato Verde, ci fece salire tutti. Ci sono foto che dimostrano la presenza in Parlamento di Lorenzo, Mero, che erano rappresentanti del Comitato Verde, e poi devo dire che la stessa Boldrini, lo ricordo ancora, venne in visita ufficiale da Presidente della Camera alle Vele per rendersi conto. Eccolo, vogliamo dire a chi fa le domande, a chi scrive, o anche a chi pontifica, a chi giustamente vuole sapere, a chi è in affanno di verità e giustizia, cioè di mettersi nei panni di che cosa è stato affrontare finalmente, non girandosi dall'altra parte, un tema sociale, economico, umano e così imponente come le Vele e così come tutti gli alloggi popolari. Facevi bene a ricordare che in una città come Napoli, e chiudo, ci vorrebbe un piano Marshall, cioè un piano straordinario di finanziamenti pubblici solo per l'edilizia anche popolare. Anche perché si sconta l'edilizia post terremoto, le dinamiche dei consorzi, no? Progettazioni economiche, materiali scadenti, tutte case dritte, come se stessimo, voglio dire, in Algeria non dovesse mai piovere, invece grandi infiltrazioni, tetti spioventi sarebbero stati troppo difficili, più costosi o comunque avrebbero richiesto più tempo. Quindi si paga il prezzo di tutto questo, che si trascina sulla condizione di vita di non meno di 100.000 persone nella città. È una cosa molto importante, no? Quindi a te, diciamo, che ti ha insegnato soprattutto quegli anni di assessore, di affrontare il contatto con quel territorio, cioè che ricordi hai, così andiamo anche un po' nell'aspetto più umano di una storia così importante. Di grande fatica,
perché io ho trascorso 3 estati facendo l'assessore, non ricordo nessuna di queste 3 estati che non fosse, come dire, avesse l'irruzione di una cabina elettrica che era scoppiata, di espurghi che non si realizzavano e quindi di grandi problemi igienico-sanitari che scaturivano, di distacco di intonaci, di tanti tanti problemi che venivano affrontati non solo tutti i giorni ma anche ad agosto, fatica. Che noi avevamo un assessorato in cui le persone che vi lavoravano si erano dimezzate lo stipendio per poter essere tante e uno di questi seguiva soltanto le vele. Mi pregiasti di 8 deleghe, quindi in proporzione ci volevano 80 staffisti, invece noi uno lo destinavamo soltanto alle vele e alle varie vicissitudini. No, quindi voglio dire l'idea della fatica è l'idea di come ti inventi il mestiere di amministratore senza soldi. E vuoi ricordare anche che... perché so che tu, insomma, sono testimone, perché quando facevo il magistrato mi trovai a fare al tribunale del riesame la famosa vicenda, diciamo, degli arresti al comune di Napoli, e ricordo che tu eri uno dei pochissimi a presidio della legalità. Vuoi anche ricordare, poi passiamo alla telefonata, anzi ti faccio la domanda e poi dopo aspetti un attimo e rispondi, anche di come è stato per noi naturale, scontato, però anche difficile mettere una barra dritta in questo percorso tra assegnazione, alloggi, graduatoria, uffici, controllo, magistratura, polizia, della legalità, dei numeri da contenere, di garantire a tutti un tetto ma senza consentire che si infilasse il camorrista di giornata, cioè quanto è stato difficile anche questo lavoro. Prego, l'ultima telefonata perché poi andiamo a chiudere con Sandro. Prego. Buonasera, signor sindaco. Sono Michele Noi, vogliamo da Pagani, sono napoletano. Prego. Il disastro delle vele, come, è stato un dolore fortissimo per me che sono cresciuto nel rione Don Valella. Monta la rabbia perché quello che è successo è qualcosa di incredibile. Ora no, la mia non è una domanda, è un dubbio che mi viene. Dopo lo sveglio che è successo a livello nazionale, tutti questi politici che sono impegnati, a Meloni, ecco, la mia preoccupazione, sai qual è? È che tra 4-5 anni ci sarà un giudice che non riconoscerà il danno a queste persone. Praticamente è come se quelle persone, nessuno riuscirà non solo economicamente a dare una mano, perché erano sconderati. Questo è un dramma pazzesco. Ma non solo a Napoli, perché ricordo l'ultima sentenza su quei ragazzi morti nel terremoto, è incredibile. Certo. Ora i giudici devono fare i giudici e io, attenzione, lo dico già a me stesso, per carità la magistratura deve essere libera e non quello che sta succedendo perché vogliono subordinare poi la magistratura al potere politico, e questo non deve succedere, quindi tu per evitare di essere, di fare un qualcosa di populistico e lungi da me. Ecco. Signor sindaco, lei si può impegnare affinché quelle persone avranno almeno un riconoscimento morale e quelle persone nelle vele avranno finalmente un alloggio. Allora, quegli alloggi sono moduli abitativi, allora, che dovevano restare, come dire, per 4-5 anni, massimo 10 anni, poi dovevano essere sconderati, ma da tempo. Allora, grazie. Vedo l'impegno che lei ci mette, è conosciuta per la mia rabbia e per la mia commozione. Grazie. Grazie a lei di questa testimonianza. Prima di dare la parola a Sandro vorrei dire proprio questo, che condivido la sua indignazione, che se lei si va a leggere un post che ho fatto qualche giorno fa su Facebook, più o meno dico, faccio le considerazioni che ha fatto lei. La seconda vorrei ricordare, che forse non l'ho detto prima, che nel progetto Restart Scampia, che, di cui come dire, siamo noi quelli che l'abbiamo messo in atto, perché in questi giorni ho letto addirittura che il progetto di riqualificazione Scampia apparteneva all'amministrazione Manfredi, il progetto Restart Scampia aveva tempi certi, proprio per venire incontro
alla sua sollecitazione, quindi non idee, non progetti, non parole, non propaganda, non programmi elettorali o campagne elettorali. E secondo pure, sono molto perplesso su quello che leggo in questi giorni, che l'amministrazione comunale ha stanziato una somma di soldi per consentire alle persone di trovarsi una sistemazione di fortuna. Cioè, mi sembra che ci sia molta approssimazione. Invece io rivendico, e anche nelle parole che stiamo dicendo oggi, c'era azione, c'era fatica, c'era concretezza, c'era visione, c'era rispetto, c'era legalità, però c'era anche non prosopopea burocratico formalistica, non il leguleio di giornata che va solo dietro alla carta da bollo e non sa affrontare i drammi umani. Abbiamo affrontato sin anche la magistratura, la prefettura, tutte le istituzioni, si è fatto tutto alla luce del sole, tutto tracciabile e soprattutto con la coscienza a posto, perché vi assicuro che firmare anche provvedimenti di quel tipo che ho firmato io, come altri assessori, delibere eccetera, ci si assume, come dire, responsabilità, perché là è tutta gente che comunque non è che aveva una casa dove poteva andare se gli dicevi di andare via. Non ci dimentichiamo mai questo, che poi alla fine c'è gente nel nostro paese, nel nostro mondo, che preferisce alla fine, ahimè, trovarsi in situazioni di degrado perché non sa dove andare, perché lo Stato non è in condizione di dargli alloggi alternativi, come noi tra mille difficoltà abbiamo realizzato, come ho detto prima, a Via Gobetti, e avremmo continuato a realizzare se avessimo governato noi successivamente questa città. Siamo alla mia domanda di prima. La domanda, se vuoi anche aggiungere qualcosa, è una risposta che sarebbe molto articolata. Mi affiderei a dei flash, a delle microstorie. Rione De Gasperi attendono da 30 anni le case nuove e dopo una riunione di 40 persone, bambini, per calmare l'ambiente, panini, succhi di frutta, urla, gioia, tutto si alternava nelle stanze del comune, loro chiedono dicono di non poter aspettare più di 3 giorni le case. Io pensavo ci fosse un tranello, che qualcosa stesse avvenendo, cosa volesse dire non poter aspettare più di 3 giorni. Indagai, scoprì che costoro, poiché dovevano pagarsi il trasloco ma non avevano i soldi, si erano venduti le porte e le finestre di casa per pagare un unico servoscala con il quale fare a loro spese il trasferimento. Le case delle Vele erano costate 200.000 euro solo i trasferimenti di una tranche di persone, costoro lo facevano a mani nude e noi con loro. Noi consegnammo le case quel giorno lì con i salti mortali eccetera eccetera, e quelle persone coronarono il sogno, e io capii che stavano dormendo senza finestre per pagarsi loro il trasloco, cosa che in città non è mai avvenuta nella storia di Napoli. Ad uno di questi signori anziani, quando ci fu l'abbinamento, tocca sempre a chi, insomma, a qualcuno dover dare le notizie, anche quelle meno brutte, meno belle, che aveva un nome molto importante negli ambienti criminali, e tocca a me dire: guardi, noi non abbiamo pregiudizio, la legge non le consente di avere la casa nuova, lei non l'avrà, ma avendo eventualmente scelto la legalità, tutto ciò che l'amministrazione potrà fare per consentirle una vita dignitosa, noi lo faremo. Io non so quanti sono andati dai genitori dei boss a dirgli che non potevano avere la casa, o hanno fatto i trasferimenti senza un euro, per quelle che sono le memorie storiche, i debiti fuori bilancio e le vicende delle quali un amministratore viene a conoscenza. E io ho qualche dubbio di un'assenza, e questo parlo io, non stai parlando tu, qualche dubbio sul fatto che l'assenza in questi ultimi anni di un governo partecipato, di una situazione così complessa, di un lavoro quotidiano come facevamo noi, una interlocuzione continua, legalità e giustizia sociale, trasparenza e azione, gare pubbliche e lavoro, abbia consentito di aumentare questi numeri e quindi rendere il tutto più difficile e anche tutto più permeabile, io qualche dubbio ce l'ho, perché sinceramente credo che non si doveva lasciar cadere questi 3 anni e bisognava continuare con la tempistica che era previsto nel Restart Scampia, con i soldi del PNRR. E aggiungo un'ultima cosa, poi ti do la parola per chiudere, perché poi salutiamo i nostri amici, che il governo Meloni, ricordiamoci,
che aveva poi tolto i soldi che noi avevamo ottenuto col PNRR. E ridiciamo sempre tutto, noi qua stiamo raccontando di come abbiamo fritto il pesce con l'acqua e quanto invece sarebbe necessario avere le risorse per poter affrontare in modo ancora più efficace e strutturale problemi che necessitano di denaro pubblico, perché senza denaro pubblico questi problemi non si risolvono. Sì, ma poi è chiaro che c'è un rammarico che ci sono state delle discipline tecnico-giuridiche, politiche e amministrative che hanno anticipato, forse anche questo è un problema, aver anticipato troppo i tempi, cioè se 10 anni fa, 11 anni fa abbiamo fatto una sanatoria della quale c'erano paletti di legalità, ripristino di legalità, obbligo di pagare gli arretrati, task force per capire nel nucleo familiare se vi fossero o meno questioni criminali, abbiamo dovuto fronteggiare il mondo. No, io mi sono fatto trasmissioni TG1 a dire voi date le case agli occupanti, eccetera, eccetera. Si sono susseguite 6 sanatorie regionali senza questi paletti e tutti quanti ad applaudire e chiamare questi provvedimenti soluzione. Anche questo è simpatico. Scoprire che tu puoi dare le case agli occupanti secondo un quadro normativo e lo fai, parere regionale intervenuto, eccetera, e tutti cosa fanno? Ti criticano, ti dileggiano, pensano che sei uno scappato di casa che fa l'amministratore. Ovviamente dopo 5-6 anni fanno le stesse cose, spendendo dei soldi, eccetera, eccetera, e fanno bene. Ma sicuramente io credo che noi abbiamo garantito, con tutti i limiti che uno può avere una vita amministrativa e pubblica, giustizia sociale, legalità, contrasto al crimine organizzato e anche sicurezza, perché ripeto, in quegli anni, senza soldi, ma quel controllo del territorio che abbiamo esercitato pedissequamente, ha sicuramente prodotto degli incidenti, come hai detto tu, delle mancanze di energia elettrica, dei problemi, ma tragedie non ce ne sono state. Come dire, residenza di prossimità, no? Coniare l'istituto giuridico che tu dai la residenza ad un tizio perché ha diritto alla scuola, alle cure, eccetera, non c'è più. Quindi io da presidente di municipalità stamattina mi sono occupato di una donna che ha un figlio down, che risiede in una casa in un comune, che ha il padre a Ponticelli, chissà se il padre è assegnatario o meno, quindi il bambino, ancorché down, non va in casa con il padre. È una fabbrica degli orrori. Quindi tutti coloro che si sono spesi, e lo abbiamo fatto tanto in quegli anni, come dire, forse non erano proprio degli improvvisati. Comunque, nel concludere, io credo che una pratica sempre utile sia quello di lavorare tanto, lavorare con onestà e con coraggio e lavorare con il territorio. Io credo che quello che si è riuscito a vedere, a realizzare, a progettare, a programmare e a mettere nero su bianco a Scampia è proprio il frutto di un grande lavoro di collaborazione tra la Giunta Comunale di Napoli, la parte politica e la parte amministrativa, il Consiglio Comunale, maggioranza ma anche opposizione, la Municipalità, il Comitato Vele, gli abitanti, le associazioni, nonostante, come ricordavi anche tu, un vento contrario fatto di grandi soloni, di professoroni, assenza di risorse pubbliche, del contrasto anche di chi magari auspicava che nelle vele non cambiasse mai nulla perché faceva comodo quella frase Gomorra non nelle vele come l'abbiamo letta, oppure che cosa vuole Scampia, vuole tutto. Ecco, l'impegno che oggi io mi sento di dare è quello di continuare, pur non avendo incarichi istituzionali, a impegnarmi con le azioni politiche, sociali, di militanza, giuridiche, con la televisione, con qualsiasi mezzo, per dare una mano la più grande possibile alla nostra città e in questo caso a un territorio che davvero merita tutto e merita tanto. E voglio anche però ricordare che il popolo delle vele deve essere orgoglioso, perché se tutti questi risultati, al netto di questa tragedia terribile, sono accaduti è perché c'è stata una indignazione, una partecipazione, una volontà, un coraggio e uno stimolo da parte di questi concittadini, dove dentro sicuramente ci sarà anche gente che ha approfittato, ci sarà anche il camorrista, ci sarà anche chi ha usurpato diritti a chi si trovava là dentro, ma questo non accade solamente a Scampia, accade anche in quei quartieri che vengono definiti come quartieri bene. Quindi grazie ad Alessandro Fucito per la sua partecipazione, che è stata più lunga di quella che è prevista per l'ospite,
che in genere è un quarto d'ora, 20 minuti, ma Scampia meritava per la tragedia in corso un approfondimento un po' più importante. Ringrazio tutti quelli che grazie ci hanno ascoltato e visto, a chi ha telefonato, a chi si vorrà rivedere questa puntata che metterò ovviamente sui miei canali social, e poi invece ci rivedremo poi senza soluzione continuità per tutti i mesi dall'autunno in poi, il mercoledì 4 settembre alle 19. Chi ci vuole scrivere lo può fare al mio indirizzo mail luigi@demagistris.it. Buona serata a tutte e tutti. Buonasera. Rinfrescati con la Summer Edition di Euronics Tufano.